E qui siamo intanto Piazza dei Martiri, ancora la ristrutturazione del Duomo in seguito al terremoto e qui la fase finale della gara per gli atleti con disabilità. Ed è Giordano Tomasoni, che è un bresciano della Val Camonica, Polisportiva Disabili Val Camonica, che va a vincere 1:05:01. Bis il successo dell'anno scorso davanti a Claudio Conforti e a Cristiano Picco, e questi sono i primi due della cosiddetta Skating Marathon. Insomma, ci sarà una dedica probabilmente per il vincitore ad una maternità futura, non sua paternità nel suo caso. Mirko Rimessi batte Davide Ghiotto, sono tutti e due della D-Body Powerslide Italian Inline Team, più lunga il nome della società che non la 42 km, anche per loro 42. Pier Giuseppe Pantiri terzo, tra le donne ha vinto Desiana Cagnatti, stessa società del primo e del secondo, davanti a Monica Kais dell'Invicta Skate.